Buongiorno, ho appena ripreso la macchina dal meccanico. Oh, musica. Ho appena ripreso la macchina dal meccanico perché ho dovuto rifare i filtri. Vabbè, tagliando, diciamo. Aspettate, ok. Ho rifatto il tagliando. Signora, tu guarda quando attraversi. Lo passo io. Ho dovuto rifare il tagliando e perché era ora 140.000 km, è il caso di farlo tagliando, e poi ho rifatto le pasticche e i dischi perché li avevo distrutti i dischi. In sostanza ho tardato a cambiare le pasticche e sono appunto arrivate ai dischi, cose della macchina. E aspettate, no, non ci stanno i miei benzinai e quindi ho dovuto cambiare tutto. Bello, 450 euro così andati, proprio ciao, guardavo ciao, quindi bellissimo, bellissimo, bellissimo. E adesso sto andando, dove sto andando? Da Acqua e Sapone, però non so perché dovevo andare da Acqua e Sapone. Ah sì, volevo vedere uno smalto della Essie. E poi penso che andrò a prendermi un po' di ciccia. Sto a riserva, bene. Questa cosa pure mi fa piacere. Ma io l'ho lasciata così, quindi non è che mi hanno messo benzina. Perché adesso fa un caldo della miseria, fanno 40 miliardi di gradi. In questo momento fanno 31 gradi. Stamattina quando siamo usciti di casa ne facevano 18. Fa sempre piacere questa cosa, cioè la mattina devi uscire col giacchetto, l'ora di pranzo stai in costume quasi. Infatti adesso penso che mi metterò a lavorare sul balcone con il computer, così almeno riprendo un po' di colore alle gambe che mi si sono sbiadite. E basta, sto contro luce. Contro luce, meglio? Mettiamo la telecamera. Ok, e basta. Adesso devo, come parcheggio, invio le proposte di lavoro e basta. Penso che questo sarà tipo un weekly, perché oggi, a parte andare da Acqua e Sapone e a comprarmi la ciccia, non farò nient'altro, che poi torno a casa a lavorare, quindi non farò niente di particolare. Da venerdì sto invece a casa dei miei con Marco, perché i miei ritornano a casa nelle Marche per vedere se ci sono stati qualche dannuccio per il terremoto. Comunque noi abbiamo casa nei monti, proprio nel parco dei Monti Sibillini, e è una delle zone che sarà maggiormente colpita, quindi vediamo un attimino come, se ci sono stati danni. Non credo, perché comunque al momento in cui c'è stato il terremoto c'erano gli inquilini dentro casa, e quindi non gli affittuari, perché noi affittiamo durante la stagione estiva e quella casa quando non andiamo, e quindi appunto non credo che ci siano stati danni, perché comunque sono rimasti, sono andati via pochi giorni fa. E però comunque una controllatina la vanno a dare, se vanno a dare qualche altra sistematina, perché comunque qualche sistematina post inquilino va sempre data. Non che becchiamo selvaggio, perché comunque sono tutti inquilini selezionati da una persona che ci aiuta appunto a trovarli, e comunque sono quindi tutte persone a modo, che non fanno casino. Però comunque una controllatina va sempre data. Sto in mezzo al traffico sul cavalcavia, ma c'è una puzza di smog. Vorrei accendere l'aria condizionata, quasi quasi, che dite? Ecco qua, accesa, accenduta. E poi basta, quindi i miei andranno a vedere appunto casa per vedere le conseguenze del terremoto, ma non credo, perché pure quando ci fu quell'altro, nel 94 credo, no forse dopo, quell'altro grande sempre nelle Marche, Umbria e Marche, non ci furono grandi danni, ci fu qualche crepetta però a livello di intonaco e basta, nient'altro, perché comunque quella è una casa antisismica, nonostante sia stata costruita prima degli anni, negli anni a cavallo degli anni 80, quindi tra l'80-81 così. Sarà fatta antisismica, nonostante la normativa non fosse ancora passata, proprio perché comunque, sapendo che la zona era
a rischio, all'epoca non è che era così palesato il rischio terremoti, i miei comunque, i miei nonni la fecero costruire proprio in quel modo sicuro. E quindi comunque è, magari non rispetta proprio le ultimissime normative, però comunque è antisismica. E poi è bella ancorata perché sta proprio sulla roccia, quindi anche a livello di base è bella consistente. E basta, quindi vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao, buongiorno, sono, è mezzogiorno praticamente e io sono appena andata via da un sopralluogo, chiamiamolo, che ho fatto qui da Cilia per lavoro e quindi adesso sto tornando a casa per iniziare a lavorare. E è uno degli articoli che usciranno, perché ovviamente bella la vita di chi si dice giornalista e poi magari fa un articolo a giorno quando gli dice bene, quando gli dice male, perché a volte li fanno anche mezzo, diciamo, e si spaccia per affaticamenti vari, affaticatissimo. Vorrei vedere a te lavorare per un quotidiano dove fa tipo 5, 6, no, pure 10 articoli al giorno. Poi ne riparliamo. Vabbè, questo è il momento della polemica, della polemicuccia sterile. E vabbè, lasciamo perdere. E quindi praticamente sto, dicevo, sono andata a fare questo sopralluogo per questo articolo e poracci, stanno in condizioni disumane questi, hanno le fogne attappate e le fogne proprio dell'acqua nera, e quindi praticamente tutto gli risale dentro casa, dai amico mio, perché sei lento, gli risale tutto dentro casa e c'hanno uno schifo nel senso proprio schifo, puzza, melma, acqua nera. Quindi immaginate cosa può esserci. Ovviamente sono case popolari, però sembra che il problema sia stato risolto, perché dovrebbe intervenire in giornata l'autospurgo, però io finché non vedo non credo, solo che stavo lì dalle 10:30, sto andando a mezzogiorno, prima arriva l'autospurgo campacavallo, quindi sono andata via. Per il resto mi è arrivato un pacchettino. Sai? Eccolo. Un pacchettino dai cinesi, un ordine che ho fatto io, anzi come dice Barbuxana, cinesi, una cosa del genere, di lei la matta proprio, e dovrebbe essere una cosa che una cosa d'abbigliamento, vediamo. E poi su che siti comprate, se comprate cose dai siti cinesi? Io ad esempio ho tre applicazioni sul telefonino, sull'iPhone, che si chiamano Cute, Wish Home e Geek, e praticamente sono per acquisti di tecnologia, di bellezza, di arredamento e un po' misto. E praticamente sono fatte bene, perché comunque la roba arriva, se non arriva nei tempi previsti tu puoi chiedere il rimborso, e quindi praticamente loro ti rimborsano subito, nel giro dei 24 ore ti rimborsano quello che tu hai pagato, e quindi sono comunque un'applicazione abbastanza tempo, perché comunque devono avere la... devo farsi il nome, aspettare un attimo, il rossetto che porto in questo momento è questo Rock Idol di Kiko, e è il numero 06. Questa è una vecchia linea, può darsi in qualche outlet, in qualche saldo si trovi ancora, ma ne dubito. Buongiorno! Allora, aspettate che abbasso. Buongiorno, vabbè, quasi buon pranzo perché è mezzogiorno e 20. E sono la mia madre perché praticamente i miei sono partiti
Ieri sera, ieri non ho vloggato perché in sostanza non ho fatto niente, sono rimasta sempre a casa. Il massimo dell'attività è stato quando è venuto il tizio della pizza, che abbiamo preso la pizza da una pizzeria che si chiama... Aspettate, vedete? Zicatari. Quindi è una pizzeria di Ostia che fa comunque pizze un pochino particolari. Io ho preso la pizza con i frutti di mare e c'era praticamente di tutto. C'erano le cozze, le vongole, le telline, i gamberetti, c'erano delle vongole gigantesche, era una cosa buonissima. Marco invece ha preso la diavola. Niente altro, adesso sto aspettando che arrivi il cinese, che ho ordinato al cinese con Just Eat. Non è ovviamente sponsorizzata, me lo so pagato da sola, e nemmeno parlo di Just Eat per dietro compenso, ma mi pago da sola il tutto quanto e basta. Adesso tra l'altro devo pure riprendere a lavorare, ho già iniziato a lavorare da stamattina, quindi per trovare articoli, per iniziare a preparare articoli, per aggiornare il sito. Ieri abbiamo avuto alcuni problemi con il sito, per un paio d'ore è stato offline per non so quale motivo, non mi occupo delle cose tecniche, io semplicemente segnalo quando non funziona qualcosa al tecnico e poi lui è il mago del computer. E basta così. Stasera, oggi è sabato, stasera dovremmo andare a mangiare al giapponese all'Eur, dove andiamo appunto quando stiamo qua a Ostia o che vogliamo una cenetta un pochino più carina, e perché comunque ci piace molto, si mangia bene e fa anche l'all you can eat, quindi ci troviamo molto bene e poi appunto si mangia soprattutto, come detto, bene. E detto questo, basta, sì, così, mi rimetto a lavorare. Faccio quei 200 miliardi di pezzi perché ogni giorno devo preparare 200 miliardi di pezzi, a differenza di chi ha solo delle consegne random così. E basta. Ok, baci. Ciao. È tutto rosso. È rosso in faccia. È buono il tuo cotto? È più quello. Buono, credo. Mamma. Noi quando andiamo al ristorante cinese, giapponese, se non prende il cocco, il gelato cocco, muore.